Ben ritrovati a tutti sulla Voce di Novara. Sono giorni non semplicissimi per la giunta comunale e per il sindaco Alessandro Canelli. Si sono intrecciate, si sono concatenate tra loro due situazioni problematiche che, come dire, sono una patata piuttosto bollente nelle sue mani. Da una parte la vicenda del Teatro Coccia, la Voce la sta seguendo dal primo giorno con molta attenzione ed è una situazione assolutamente complessa, dalla quale si vede lontano una via d'uscita molto lontana e quindi molto complicata da raggiungere. Dall'altra parte è ancora aperto il cantiere del cosiddetto ripasto, cioè del cambiamento, della sostituzione di alcuni elementi della giunta e o quantomeno un rimescolamento delle deleghe dopo le dimissioni dell'assessore ai lavori pubblici Simona Bezzi. Due situazioni complicate che in qualche modo si intrecciano tra loro, perché c'è al centro del tavolo, come dire, un tema su quale già abbiamo soffermato la nostra attenzione, ma sul quale forse è bene tornare a riflettere, forse soprattutto sarebbe bene che il sindaco tornasse a riflettere su questo. Il tema è quello della funzione non secondaria in questa città dell'assessore alla cultura. Il sindaco dall'inizio del suo mandato ha deciso di trattenere per sé questa delega, lo ha fatto sulla base della sua esperienza passata appunto come assessore alla cultura ai tempi in cui amministrava la provincia con la giunta Sozzani, lo ha fatto anche in qualche modo per passione personale, per interesse personale su questo tipo di tematiche. Ma fare l'assessore alla cultura del Comune di Novara in un tempo in cui, per ammissione di tutti, a cominciare dal sindaco stesso, il fronte della cultura, dell'utilizzo anche economico della cultura come leva, come fattore, come volano dello sviluppo della città è un tema centrale. Fare l'assessore alla cultura non è semplice. E allora è davvero complicato che nella stessa persona coincidano, coesistano, la funzione più generale di sindaco e la funzione specifica di assessore alla cultura. E questa difficoltà la si vede tutta, rispecchiata completamente nella vicenda del Teatro Coccia, una vicenda che poteva essere, come dire, una passeggiata, la sostituzione di un direttore con un altro, passeggiata si fa sempre per dire, poteva non complicarsi dal punto di vista procedurale, che invece si è incagliata proprio dentro una questione di procedura, dove si vede, dove si legge una mancanza, una difficoltà di governo, una difficoltà di presenza dell'aspetto politico. Si è lasciato tutto in mano alle figure, diciamo così, tecniche, alle figure all'interno della fondazione, è mancato in qualche modo una guida, di tipo politico e queste sono la situazione attuale, assolutamente incagliata, è la conseguenza di tutto questo. Allora ecco che vicenda del Coccia, vicenda del ripasto si intersecano. Bene farebbe il sindaco a riflettere con attenzione nel momento in cui deve ridistribuire le deleghe. Forse lo abbiamo già detto e lo ripetiamo oggi in questa situazione. Sarebbe bene davvero per la città e anche per l'amministrazione individuare una figura autorevole di assessore alla cultura a cui mettere in mano una partita che non è solo tagli di nastri e inaugurazioni di mostre, ma è che è una partita importante per il futuro anche dal punto di vista del lavoro e dello sviluppo di questa città. Ci rivediamo domani alla stessa ora sulla Voce di Novara.